Ok, prima puntata di Nirvana, il talk cast, l'abbiamo chiamato così, praticamente quindi una specie di talk show tecnologico in cui parliamo insieme a ospiti che vengono dai più sentiti e importanti siti italiani di tecnologia che ho personalmente selezionato, quindi fondamentalmente sono i miei amici, chiaramente, gli chiederò e li intervisterò, tra virgolette, sugli argomenti più interessanti dell'ultimo periodo su tecnologia, videogiochi, scienze e compagnia bella. Per questa prima puntata abbiamo da Android World Emanuele e Nicola. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao. Poi abbiamo Antonio Fucito da Multiplayer.it, che sicuramente ciao a tutti, conoscete. Ragazzi. Ciao. E poi abbiamo il mitico Riccardo Palombo da Evolution, è impossibile da pronunciare il tuo sito, evolution.it. Sì, 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 sì. Ciao. Benvenuto, ciao. Riccardo. Ok, allora, cominciamo subito. Fondamentalmente il primo argomento che, di cui mi sta a cuore parlare è l'MWC, no? Il Mobile World Congress di Barcellona, che è finito la scorsa settimana. Abbiamo visto vari device nuovi, Samsung ha presentato il suo ennesimo Galaxy S, in questo caso il Galaxy S5, piuttosto che invece Sony ha presentato il suo nuovo device di punta, lo Z2. Sembrerebbe che Sony abbia ascoltato un po' tutti i commenti fatti durante l'anno sul suo vecchio Z, quindi hanno migliorato finalmente il monitor, che non era un granché sulla versione precedente, hanno tolto l'orribile pellicola che lo ricopriva, e lo Z2 sembrerebbe molto molto meglio rispetto al precedente. Oltre a questo, chiederò anche ai nostri due amici di Android World di parlare anche di il famoso Nokia X, che è il nuovo telefono, il nuovo smartphone presentato da Nokia con sistema operativo Android, dove però hanno fatto un fork e hanno creato questa loro versione di Android molto particolare, basata su servizi ovviamente di Microsoft, un'interfaccia molto strana, che è un mix di Windows Phone e Android praticamente. Allora, io comincerei con Emanuele, dove ti chiedo cosa ne pensi sia del Galaxy S5, quindi il nuovo telefono di punta di Samsung, che sicuramente venderà uno sfacelo nei prossimi mesi grazie al mitico marketing di Samsung, e soprattutto anche a questo nuovo Z2 che parrebbe molto interessante. Cosa ne pensi? Allora, iniziamo, sì, andiamo in ordine come li elencate te. Quindi partendo da S5, che sul web è in assoluto la delusione del Mobile World Congress. Delusione perché? Perché alla fine è quello che dici te, nel senso che Sony ha ascoltato gli utenti e Samsung non sembra aver ascoltato gli utenti. Quello che abbiamo ottenuto, secondo me, io l'ho provato lì in fiera abbastanza, quanto può essere una prova in fiera, il prodotto in realtà sarebbe anche interessante, perché ci sono delle notevoli innovazioni, chiamiamole innovazioni, delle notevoli novità software che sono, diciamo, interessanti anche per l'utente comune. Cioè, si parla di risparmio energetico, si parla di un software, tutti i software sono stati un po' sistemati, si parla dell'impermeabilità che molti in realtà dicono a cosa serve, ma la realtà è che ci permette di usare il telefono più tranquillamente in ogni condizione. L'unica cosa che Samsung non ha fatto è stata cambiare i materiali, cioè non ha cambiato i materiali dello smartphone, ed era quello che la gente chiedeva a gran voce. Quindi, nonostante secondo me Samsung abbia fatto in realtà sulla carta un buon prodotto, è riuscita comunque a tirarsi dietro l'odio di molti utenti, almeno il popolo del web. Poi, come dici te, le vendite, quelle fuori da noi nerd, andranno comunque bene. Però, sì. Cioè, se avesse mantenuto lo stesso prodotto e l'avesse fatto di metallo, avrebbe ricevuto più complimenti di quelli che riceverà per questo. Per quanto riguarda Z2, lo schermo è veramente incredibile, e questo riassume un po' tutto, perché
alla fine è quello che tutti gli utenti criticavano in passato, di ZZ1. L'unica cosa che mi sento un pochino di dire è che Sony sta un po' esagerando col ritmo. Adesso io spero che con questo Z2 ottengano un minimo del successo che si meritano e poi, tra virgolette, si diano una calmata, perché Z2 è un nuovo smartphone dopo un ritmo incredibile, cioè dopo Z1, Z2 è arrivato troppo presto, però comunque è sicuramente sulla carta un prodotto che ha stupito di più, almeno lì a Mobile World Congress. Lo schermo da solo era sicuramente un punto molto forte, molto importante. Sì, io ancora veramente non riesco a capire come sia possibile che Samsung continua a fregarsene altamente del design dei propri telefoni. Cioè, voglio dire, siamo alla quinta versione, di cui le ultime tre sono molto simili praticamente, e ok, se fino a 3 anni fa ci potevamo accontentare del classico guscio di plastica che sembrava giustificato dal fatto che il retro è rimovibile, quindi la batteria fondamentale può essere rimossa piuttosto che la schedina SD, si ripresentano ancora nel 2014 con non solo un guscio e una scocca completamente in plastica, ma ancora con queste plastiche che vanno ad imitare malamente il metallo con un'estetica veramente imbarazzante, secondo me, chiaramente, e non capisco come sia possibile che il primo player mondiale di vendita di smartphone ancora continui imperterrito a fare questo tipo di errori, sorvolando sulle finte cuciture che adesso stanno arrivando un po' ovunque. Tu Emanuele, cioè, come te lo spieghi? Vabbè, secondo me è vero per metà, cioè è vero sul design, non è vero sui materiali, perché per quanto riguarda il design anch'io sono rimasto abbastanza esterrefatto da quello dell'S5. Il design e l'estetica ovviamente è una cosa un pochino più soggettiva, però il design secondo me siamo tornati indietro sulla parte frontale. Il retro io lo trovo veramente brutto, lo devo dire. Sui materiali, secondo me, l'errore è stato volontario, perché da qui a pochi mesi dovrebbe uscire la variante in metallo, che a logica costerà un altro centinaio di euro in più. Ma quindi è vero, secondo te, cioè Sì, è è vero. confermata? Sì, no, tra l'altro, il giorno stesso della presentazione erano trapelati un paio di scatti che poi sono scomparsi, e di solito, come web ci insegna, uno scatto che scompare da una fonte attendibile, solitamente. Cioè, quindi faranno veramente due versioni, una diciamo in plastica per i poveri e una a 100 euro in più in metallo per tutti. Cioè, Sì, secondo te. o a 100 euro in più in metallo per tutti, oppure allo stesso prezzo ma con caratteristiche hardware inferiori, quindi magari non impermeabile, senza memoria espandibile, sicuramente processore inferiore, questo è sicuro, quasi per certo. Dovrebbe essere la serie F, giusto per aggiornare un po' chi ci segue. Tu Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? So che è un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Sì, la farei un po' più sul filosofico e sulle strategie, nel senso che Samsung, come hai detto bene tu, è diventata il leader mondiale in termini di unità vendute, grazie proprio a un marketing che è super aggressivo, che copre tutto il mercato. Tu puoi trovare un dispositivo Samsung dai quasi 50 euro fino ai 700, qualsiasi tipologia di cellulare, c'è anche una versione a marca Samsung. Adesso che Samsung si trova al centro, si trova a comandare il mercato mobile, soprattutto dei cellulari e degli smartphone, ovviamente comincia a fare fatica, perché il marketing serve per rincorrere e per coprire tutti gli spazi di mercato. Quando devi creare nuovi spazi di mercato, o quando devi essere tu a dover innovare qualcosa, perché poi ovviamente adesso con ogni S noi ci aspettiamo un qualcosa di nuovo rispetto alla concorrenza Android, rispetto alla concorrenza iOS e Windows Phone. E secondo me è qui il problema di Samsung, che ha fatto una grandissima strategia che appunto gli ha portato guadagni e successo, ma adesso cambiano le carte in tavola. Un po' come è successo anche ad Apple, forse se vogliamo, dopo iPhone e iPad. Ha raggiunto il 60-70% del mercato, è diventato il primo player, ha anche, se vogliamo, cambiato il mercato, soprattutto per quanto riguarda i smartphone. Poi dopo ovviamente si è trovata una schiera di produttori in grado di superarla in termini di prezzi, rapporto qualità-prezzo, personalizzazione. Quindi secondo me adesso Samsung, se
se non cambia un po' registro, potrebbe avere un ciclo non più così bello e florido come quello fino ad oggi. Non a caso la gente appunto è felicissima delle versioni di Sony, dell'HTC, spera che HTC possa fare un nuovo One ancora migliore, quindi potrebbe esserci comunque un ricambio, non so se di vendite, perché poi le vendite hanno tutte delle dinamiche che sono completamente differenti dalla qualità. Poi noi siamo più esperti, siamo più appassionati di tecnologia, l'utente medio, tutte queste tippe mentali, non se ne fa come ci stiamo facendo noi. Chiaramente questi sono tutti i soliti discorsi che facciamo noi nerd tra nerd per nerd, quindi chiaramente l'uomo della strada vede la pubblicità piuttosto che entra dentro a i negozi degli operatori americani, ma anche europei, il venditore il venditore gli propone il Galaxy e gli fa vedere che metti il dito dietro e ti fa vedere il battito del cuore, e quindi già gliel'ha venduto. Questo è il senso. Chiaramente quello che non piace a me è proprio questo non volere da parte di Samsung, salvo vedremo questa nuova versione in metallo, questo non volere diffondere il buon design verso anche, diciamo, al popolo, no? Cioè, perché è questo che dovrebbe fare. Comunque, io direi che possiamo anche andare avanti. Il senso l'abbiamo capito, i fanboy di Samsung compreranno l'S5 a prescindere, perché tanto per la maggior parte, anche giustamente, se ne fregano del design, pensano unicamente alle prestazioni, alla batteria sostituibile, alla scheda SD, e allo schermo comunque di ottima fattura. Comunque tecnologicamente a Samsung gli si può dire veramente poco, quindi l'unica solita vecchia polemica è quella sul design. Speravo dopo anni di non dover ritirare fuori questa cosa, invece siamo ancora qui a parlare di design con Samsung. Comunque prima o poi cambieranno il direttore creativo, comunque chi è che segue il loro design, e spariranno finalmente le plastiche orrende, le cuciture, tutto quello che non ci piace. Andrei avanti insieme a Nicola. Vorrei parlare invece di questo Nokia X, che è appunto, come ho introdotto velocemente prima, la nuova linea di smartphone di Nokia che si affianca ai Lumia, che sono la loro, la loro linea dedicata a Windows Phone, e invece agli Asha, che sono invece la loro linea super low budget con sistema operativo proprietario. Cosa ne pensi, Nicola, di questo nuovo X? Ma senti, diciamo che in generale il binomio Nokia e Android è rincorso da tanto tempo. Nokia è uno di quei marchi storici che penso conoscano tutti, dai nerd di cui parlavamo prima alla gente proprio comune. Chiunque penso abbia avuto nella sua vita almeno un telefonino Nokia, parlando ovviamente di cellulare e non di smartphone. E questa cosa di Nokia con Android la sognano un po' tutti da anni, è arrivata, non è sicuramente quella che probabilmente la maggior parte della gente avrebbe sognato, nel senso che, come dicevi prima, è un sistema operativo che è un fork di Android, esattamente come ha fatto Amazon per i suoi tablet, solo che per certi versi diciamo che è diversa quella la cosa che ha fatto Nokia, perché comunque ha ripreso un altro sistema operativo, che è Windows Phone, ricreando un'interfaccia che è identica, pur essendo Android. Nokia, la cosa bella è che durante la presentazione non ha nascosto questo fatto di utilizzare Android. L'ha ribadito 2, 3, anche 4 volte, però comunque si sentiva l'ombra di Microsoft un po' su tutto. I servizi erano quelli di Microsoft, l'interfaccia era comunque quella che Microsoft ha portato avanti con Windows Phone. E nonostante tutto, secondo me, comunque il mondo guarda con molta curiosità a questi Nokia X, perché sono dei dispositivi comunque interessanti, perché sono i primi del loro genere, anche se comunque Nokia afferma che rimarranno sempre fascia bassa. Cioè, quando prima parlavi di Lumia e Asha, gli X sono i fratelli degli Asha. Con i Lumia, in teoria, stando alle dichiarazioni che hanno fatto loro, non solo non hanno nulla a che fare adesso, ma non ce l'avranno nemmeno domani. La loro idea è che comunque gli X rimangano relegati alla fascia bassa. Il motivo per cui li hanno voluti in qualche modo sostituire agli Asha, perché poi in parte è così, non è ben chiaro. Secondo me, poi, idea molto personale,
è che comunque mettendo un'interfaccia che è quella di Windows Phone, vogliono cercare di convincere l'utente occasionale, ovviamente non il nerd che queste cose non se le berrà mai, che comunque non importa se hai Android o Windows Phone, l'interfaccia più o meno è quella, le funzionalità sono quelle, io ti vendo quest'oggi, tu magari ti affezioni a quell'interfaccia lì e domani mi compri un Lumia al doppio del prezzo. Questa potrebbe Sì. essere forse una delle logiche che li hanno spinti. Ovviamente vedremo nei prossimi mesi se Nokia ha fatto davvero i conti con il mondo in cui si andava a infilare. La mia impressione è che non abbiano ben capito in quale ginepraio andavano a infilarsi, a livello dico di modding, a livello di utenti, a livello di tante cose. Poi insomma, staremo a vedere. Guarda, dico la mia su questo argomento. A me pare che cioè, il prodotto che hanno tirato fuori mi sembra il risultato di mesi e mesi, se non anni, di lavoro interno, di immagino un team dedicato. Tra l'altro, è basato su una versione di Android particolarmente vecchia, di fine 2012, se non sbaglio, perché era 4.2.1. Una roba simile, per cui anche questo potrebbe essere un indizio. Sembrerebbe quasi che questo team ci ha lavorato tanto tempo, ancora il deal con Microsoft non è totalmente chiuso e quindi diciamo che hanno ancora abbastanza mano libera e sembra veramente che l'abbiano tirato fuori proprio per tirarlo fuori, anche perché giustamente tu dicevi che vogliono andare sulla fascia bassa, però sulla fascia bassa avevano già Asha e soprattutto in realtà avevano già anche Lumia. Io personalmente quando devo consigliare uno smartphone funzionale che funzioni bene e costi poco, ancora i Lumia base per me sono tra prezzo e prestazione ancora forse la scelta migliore, perché su Android, su quella fascia di prezzo in generale girano abbastanza male. iOS non ha nulla, quindi cioè, mi sembra un po' affollata come fascia di prezzo adesso, soprattutto dalla stessa Nokia che ha tre diverse linee, tutte e tre con device su quella fascia di prezzo destinata sia a chi vuole spendere poco qui, diciamo, in Europa e in America, ma anche nei famosi paesi in via di sviluppo. Cosa ne pensi, Nicola? Cioè, mi sembra veramente una roba tirata fuori senza un piano vero e proprio. Allora, sì, beh, senti, se ne è parlato, diciamo, tanto di gossip sul fatto che in realtà fosse tutto un progetto di Nokia che Microsoft in realtà non approvasse e che morirà tutto sostanzialmente, allora nel giro di Esatto. poco tempo. Non lo so, ti dirò, io in realtà sono un po' scettico a riguardo. Secondo me Microsoft poteva ovviamente non esserne a conoscenza fin dall'inizio, ma comunque ora approva, nel senso che la presentazione che si è tenuta a Barcellona l'ha fatta Stephen Elop, lui ovviamente è chiaro, tira l'acqua al suo mulino, però secondo me lui era convinto di quello che stava dicendo e soprattutto ci sono tanti servizi di Microsoft, tra cui anche Skype, gratuiti per un anno. Quindi se Microsoft non avesse voluto investire niente, avrebbe comunque potuto Questo è lasciare vero. questo Nokia X completamente a se stesso. E in teoria boh, lasciarlo anche morire se quella sarà la sua sorte. Io in realtà non credo, perché comunque sarà uno smartphone che la comunità adorerà. Perché tutti gli smanettoni, appena potranno metterci le mani sopra, si divertiranno a farline di cotte e di crude. Questo è Cioè, verissimo. installeranno sopra tutte le versioni di Android che volete. E quindi, quantomeno a livello di hype, a livello di promozione, Nokia secondo me dovrà fare davvero pochissimo. Cioè, questo smartphone si autoalimenta da solo per il fatto di essere Nokia e Android. E già questo binomio è sufficiente al fatto che comunque anche noi, che siamo un sito dedicato ad Android, negli ultimi mesi abbiamo il tag Nokia che compare spesso. E questa per loro è già una vittoria, non hanno speso una lira per avere tutto Questo è questo, diciamo, verissimo. successo, tutta questa attenzione. Vedremo poi in quali mercati e quando arriverà. Diciamo, Malesia è già arrivato, è già disponibile all'acquisto da un paio di giorni. Da noi sembra che ci metterà un po' di più, ma non lo so. Magari staranno un po' a vedere come va prima nei mercati emergenti e poi lo lanceranno anche qui. Non è detto poi
che dal loro punto di vista la linea X non si possa anche naturalmente esaurire tra qualche tempo. Nel senso che intanto lanciano questi, guardano un po' le cose come vanno, non penso che avremo un altro Nokia X nei prossimi mesi, anche perché ce ne sono già tre, Sì. e fra qualche mese faranno le loro valutazioni. Dal mio punto di vista hanno comunque già vinto, nel senso che al Mobile World Congress si è parlato tantissimo di Nokia, anche da parte di testate che se no l'avrebbero ignorata. E quindi per loro questa è già stata una vittoria. Poi staremo a vedere nei prossimi mesi, ma non credo in realtà che ora come ora ci sia un grandissimo veto da parte di Microsoft. Va bene, adesso lo scopriremo. Chiaramente il Nokia X è interessante per tutti, soprattutto per un motivo, perché parte da 99 euro e quindi alla fine ce lo compreremo probabilmente anche solamente per 89. 89, ma in Europa uscirà anche l'X base 89? No. Senti, in realtà abbiamo cercato di capirlo per bene. Loro hanno sempre detto che quelli sono prezzi un po' indicativi, medi, dipendenti dal mercato e via dicendo. Vero è che la differenza tra X base e X Plus sono 256 MB di RAM in più, cioè Nokia Sì. X 512 e aggiungi 256 e hai il tuo Nokia X più Sì. Beh, per 10 euro in più alla fin fine. direi che e Mettiamola così, anche se non ci fosse. poi è molto interessante anche la versione con il monitor da 5 pollici e svariate cose in più, anche la camera migliore. Come si chiama X Pro? No, come si chiama X? Come si chiama quello con monitor più? XL, XL, giustamente, il XL. padre, sì, XL. Giusto, nome geniale. Anche quello, se non sbaglio, ha un prezzo Sì. abbordabilissimo, 119, 129, quanto costa? 109. 109 addirittura, quindi 109 in teoria, se non li cambiano con 10 adesso. euro in più prendi un monitor più grande, la Sì. camera migliore, che se non sbaglio ha l'autofocus, invece le altre manco hanno l'autofocus, anche il flash se non ricordo male. Quindi con 109 euro ti porti a casa uno smartphone 5 pollici con il design di Nokia da ruttare il primo giorno e su cui mettere Cyanogen che magari uscirà tra qualche mese, fondamentalmente. Cioè, di questo stiamo parlando, giusto? Sì, certo. No, ma infatti Allora. secondo me, te l'ho detto, da un punto di vista di prezzi e tutto, per loro è una vittoria, anche appunto per il modo in cui hanno scelto di presentarli, per i dispositivi che sono. Alla fine XL è comunque un phablet bello grande e magari potrebbe piacere appunto anche all'utente che cerca semplicemente uno schermo di grandi dimensioni. Spesso anche l'utente meno smaliziato piacciono comunque queste cose. Sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Abbiamo parlato del Mobile World Congress di Barcellona. Io direi che possiamo andare un po' avanti e parliamo di un argomento che è stato molto su internet nell'ultima settimana, di cui si è parlato tantissimo anche negli scorsi mesi, che è il famoso Project Ara di Google. Cioè, di cosa stiamo parlando? Fondamentalmente, se vi ricordate di svariati mesi fa, c'era questo concept che girava Phone Blocks, dove era possibile prendere vari fondamentalmente costruirsi il proprio smartphone partendo da elementi differenti che poi possono essere scambiati per sia fare un upgrade del telefono sia una personalizzazione vera e propria. Quindi in pratica la fotocamera piuttosto che la batteria piuttosto che lo schermo sono elementi diversi che si vanno a incastrare tutti quanti dentro a una scocca unica che è il tuo smartphone e vanno a costruire il risultato finale. Questo puoi farlo magari su un negozio online. La prima volta e poi magari scopri che hai un po' di budget in più, cambi la camera, la metti migliore, l'anno dopo cambi lo schermo. È un concept molto particolare che è piaciuto chiaramente molto online perché tocca un po' l'immaginario della personalizzazione, del fatto che finalmente posso farmi lo smartphone esattamente come voglio io. C'è sempre qualcosa che non va quando vuoi comprare lo smartphone, la camera non è come la volevi, lo schermo lo volevi più piccolo, eccetera. È vero però che si è detto e ridetto online che tecnologicamente è molto difficile da fare questa cosa perché funzioni molto bene, soprattutto da un punto di vista della miniaturizzazione degli elementi. Quindi questi telefoni, se verranno commercializzati, saranno inevitabilmente un po' più grandi. Altra questione, quella del prezzo. È vero che Project Ara
ha introdotto strane dinamiche, però è anche vero che in teoria alla fine della fiera probabilmente andrai a spendere di più. È chiaro che magari risparmierai al momento in cui vorrai aggiornare il telefono, ma è anche vero, almeno io parlo per me, che sono un incauto acquirente molto forte, che a me piace cambiarlo completamente il telefono, perché magari è cambiato il design, piuttosto che mi ha stufato, piuttosto che è uscito qualcosa di veramente particolare che poi Project Ara, o come si chiamerà, non proporrà. Allora, su questo io volevo parlare ancora con i ragazzi di Android World. Nicola, se vuoi dire qualcosa su questo, o anche tu Emanuele, prego, sì. Nicola. Vado io, ok. Ma senti, allora, Ara è un'idea che quando nacque, lo devo ammettere, all'inizio, cioè non è che si chiamava, venne fuori questa cosa lo scorso settembre, con una campagna promossa che si chiamava Phone Blocks, che lanciava sì, appunto questa idea di uno smartphone modulare. Poi si è scoperto in seguito che, non si sa bene da quanto tempo, Motorola ci stava in realtà già lavorando a qualcosa di simile. Io all'inizio ero scettico quando si trattava solo dell'idea in sé, non perché non fosse bella, ma perché non mi immaginavo che ci fosse un produttore che ci si volesse buttare. Effettivamente, tra tutti quanti, Motorola prima e ora Google erano forse gli unici che davvero potevano raccogliere questa sfida. Come hai detto tu, ci sono delle criticità, nel senso che non puoi più lavorare su tutte quelle cose sulle quali finora tanti produttori hanno lavorato. Il design diventa più complicato, anche lo spessore ovviamente aumenterà, la resistenza, non mi immagino che sia tanto facile fare un'ara impermeabile o un'ara che resiste bene agli urti quanto magari un telefono già tutto assemblato. Ma idem dicasi forse anche per i materiali. HTC One, di cui si parlava prima, con la scocca unibody in metallo, è unico, e Ara non potrà mai avere quelle linee, quei materiali e quelle forme, almeno non inizialmente. Detto questo, se vai da qualunque appassionato di tecnologia e gli dici che si costruisce lo smartphone da solo, che il giorno in cui non gli serve una fotocamera prende e la sostituisce con una seconda batteria che gli aumenta la durata, e quello ovviamente è tutto contento. Cioè, sì, dal punto di vista marketing è eccezionale, su questo niente da dire. È una vittoria, cioè diciamo una vittoria a mani basse, poi tutto sta a vedere come verranno commercializzati, si è parlato già di prezzi molto economici, commercializzazione tramite Play Store, tutte cose che in teoria per noi sarebbero bellissime perché abbiamo i Play Device in Italia, in teoria li potremo acquistare anche noi, a meno che non siano la solita esclusiva americana come è stato Moto X inizialmente. Ci sono tanti se e tanti ma. È indubbio che si tratti di uno dei progetti più affascinanti perché è finalmente davvero qualcosa di nuovo. Emanuele, vuoi aggiungere sì, qualcosa? Ma giusto un paio di cose. Secondo me quello che dicevi sul prezzo, Antonio, non è giusto, nel senso che no, è difficile che costerà di più. In teoria costerà di meno perché non c'è dietro la campagna di marketing, perché non devi vendere tutto un telefono, quindi non devi primeggiare in tutti i campi. Se vendi il tuo componente, la base dovrebbe costare intorno ai $15. Se uno non vuole spendere tanto, in teoria con Ara spenderà poco. Quello che invece è sicuramente vero è che comunque per molti, specialmente in Italia, lo smartphone, il telefono è uno status symbol, e quindi deve piacere, deve essere il telefono giusto. Project Ara, almeno inizialmente, dal punto di vista estetico, probabilmente sarà uguale per tutti, cioè si tratterà giusto di cambiare skin, colori, sarà grande perché il processo di miniaturizzazione praticamente non esisterà, o comunque sarà minimo. E quindi secondo me Ara sarà comunque un successo, però per un certo tipo di persone, almeno all'inizio. Cioè chi vuole l'utente comune continuerà a comprarsi il suo S5 perché sarà affascinato da costruire uno smartphone come se fosse un pezzo di Lego, però non fa per lui, sicuramente non all'inizio. Sarà un processo lungo perché vada bene a tutti.
Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ovviamente cerco di dire le cose differenti dal mio punto di vista anche, e se no ci ripetiamo. No, nel senso che sulla carta il progetto è una figata clamorosa, ovviamente, perché è il sogno di tutti, no? Il modulare, soprattutto a livello ideale, poi ovviamente si scontra con quello estetico per mille. Il problema è che secondo me potrebbe essere un progetto non di facile vendita, perché o investi un bagno di sangue, di soldi, per farlo diventare mass market, quindi col marketing o comunque con la distribuzione, o diventa complicato, perché va bene che magari la parte iniziale di questo smartphone, di questo cellulare, è poco costosa, ma dubito che poi per aggiornare costantemente batteria, fotocamera, memoria o quant'altro si possano pagare due spicci, soprattutto quando poi si vogliono le prestazioni al pari di altri sistemi. Il problema di progettare è semplicemente la sua spendibilità nel mass market, secondo me. Perché concettualmente è veramente super figo, ma per diventare una roba alla portata di tutti, chiaramente aggiornato in termini di prestazioni, di estetica e quant'altro, deve diventare di massa. E per diventare di massa è un mercato che è già super saturo di soluzioni di tutti i tipi, o hai un marketing della Madonna, o spendi tanti soldi, oppure non ci riesci. E quello è il problema. Poi io penso anche, mi proietto anche al PC, nel senso ci sono sul PC. Ovviamente c'è molto più spazio per personalizzare lo stesso PC, ci sono dei standard in termini di porte, espansioni e quant'altro. Però andando a vedere un po' tutti i produttori attuali, tutti, sia di PC, componenti PC che di smartphone, ognuno che mette un connettore differente, ognuno che si mette una roba differente, usa un materiale diverso dall'altro, è difficile poi uniformare tutto e fare un prodotto che poi acquistano in milioni e tu riesci a avere a disposizione sul mercato 5 tipi di batterie, la telecamera ogni, la fotocamera ogni 6 mesi aggiornata. Cioè, io questo ho paura, del fatto che possa, di come possa uscire dalla nicchia, perché poi Sì. arriva, è un successo, ma poi come cacchio lo fai a far uscire dalla nicchia? Ci sono tante problematiche. Da quelle tecniche, a quelle estetiche, a quelle puramente economiche. Poi è ovvio che l'unico che può farcela è Google e Motorola, quindi Google sicuramente è uno dei pochi che potrebbe davvero modificare il mercato, rivoluzionarlo da questo punto di vista, però comunque rimane un'impresa abbastanza ardua. Va bene, adesso allora scopriremo se Google ce la farà a fare veramente un projectar vendibile e soprattutto se questo progetto diventerà una serie di elementi che non rimarranno sul Play Store per un anno per poi scomparire. Questo lo scopriremo solamente vivendo, chiaramente. Andiamo avanti comunque. Io adesso andrei avanti con un argomento che mi sta particolarmente a cuore e con cui vorrei parlare con Riccardo, che sono appunto gli e-reader. È una parte della tecnologia relativamente giovane, che è stata riscoperta dal grande pubblico negli ultimi 2 o 3 anni, diciamo, grazie al grandissimo successo di Kindle, ma anche grazie ad altre aziende, diciamo, minori, ma anche non troppo, tipo Kobo. Durante la settimana si è parlato molto di questi rumors che riguardano il nuovo Paperwhite. Personalmente mi sembra un po' strano che si parli di Paperwhite già ora, quando in realtà la sua finestra di uscita solitamente è verso fine anno, per poi beccare il Natale, questo fanno solitamente, però è molto interessante quello che si è detto, cioè finalmente sembrerebbe che sia un Paperwhite davvero nuovo e non come quello uscito lo scorso anno, che era bene o male una piccola pezza messa alla versione precedente, e in realtà dovrebbe presentare delle innovazioni tecnologiche, da una parte interessanti e dall'altra parte anche comode, tipo il ritorno, speriamo, incrociamo le dita, dei tasti fisici. Se ne vuoi parlare tu, Riccardo, so che sei un mega esperto su questo, quindi lascio a te la parola. Sì, inizio dicendo che questo Paperwhite 3 comunque dovrebbe, si dice che dovrebbe uscire già ad aprile, quindi proprio molto prima, molto in anticipo rispetto, no, a quello che dicevi sulle uscite classiche. Generalmente si dice che adesso ci sia dietro insomma, un pochetto più la spinta di Kobo a convincere Amazon a rinnovare un pochetto più spesso e soprattutto a rinnovare veramente rispetto all'anno scorso, no, al Paperwhite 2 che era sì, tra l'altro secondo me anche dal punto di vista tecnico era migliore del precedente, ma dal punto di vista estetico secondo me era anche più brutto, era anche fatto peggio, insomma aveva una plastica, ricordo, un pochetto proprio più soffice, più brutta.
Qua adesso si parla ancora di un 6 pollici, però con uno schermo Ink Mobius di ultima generazione, che è lo stesso schermo che è stato usato nel grande 13 pollici Sony, che è stato commercializzato soltanto in Giappone, ed è uno schermo che è flessibile. Ora, la flessibilità non è nel display curvo, chiaramente, ma è nella sostituzione del pannello di vetro con un pannello di plastica, quindi è il 50% più leggero, è molto molto più resistente, quindi puoi installarlo in telai più meno protetti di fatto, per evitare che poi, soprattutto in questi modelli con l'illuminazione, si danneggiano facilmente, no? L'illuminazione, basta un piccolo graffio e si vede subito il pixel, il pixel danneggiato, ed ecco che con questo pannello si riuscirebbe a fare tutto questo. In più si parla di un sensore per la regolazione della luminosità in modo automatico, del primo sistema di vibrazione integrato, quindi dare un feedback aggiuntivo al cambio pagina, a cose del genere, anche magari per persone che hanno problemi di vista o cose varie, e soprattutto anche ancora novità dal punto di vista del software, con un nuovo font, una nuova interfaccia, quindi un grande aggiornamento. Ora, io sì, come dicevi tu, è strano vederlo adesso, però è anche vero che Amazon, secondo me, deve allinearsi alla linea Kindle Fire, quindi proporre quel tipo di design là, quelle linee un po' squadrate, e questa potrebbe essere, cioè se qualche mese fa non c'era proprio motivo di aggiornare dal punto di vista tecnologico, perché i pannelli e Ink, lo stesso Ink carta, che no, è quello usato nel Paperwhite 2, sì, è migliore del precedente, ma insomma non rivoluziona nulla. Adesso invece c'è proprio l'occasione per fare qualcosa di diverso. Resta da capire il prezzo, perché già Kobo Aura HD, che è il modello più bello, che in questo momento più evoluto, insomma, che è disponibile sul mercato, costa 139 o 149 euro. Insomma, non sono pochi rispetto ai 119, sì. 129 classici di Paperwhite. 149, se non ricordo male, di Kobo vorrei parlare, perché effettivamente è azienda canadese molto particolare, è stata la prima ad offrire una localizzazione un po' spinta e un'integrazione anche in particolare in Italia con Mondadori, quindi un catalogo molto interessante. Chiaramente Amazon ha comunque un catalogo molto interessante, però Kobo è arrivata in pompa magna, io l'ho comprato subito, sono stato uno forse dei primi a comprarsi il Glow, un gran prodotto, chiaramente, di cui ho fatto una recensione parlandone molto bene. Quello che mi è mancato, e per cui sono tornato alla fine a Paperwhite lo scorso anno, è una finezza, chiaramente, è una roba da super nerd, pirati, chiaramente, ed è il fatto che WhisperSync, il sistema di sincronizzazione di Amazon tra i vari device, in modo tale da ritrovarsi la pagina letta sia sullo smartphone che sul tablet che sul Paperwhite, funziona anche con i documenti inviati, diciamo, personali, che possono essere documenti personali oppure anche ebook, diciamo, non proprio pagati. Questo è il senso. Allora, questa piccola finestra è una roba che manca a Kobo da sempre, su cui immagino chiaramente è voluta per tutta una serie di questioni anche di protezione della libreria, su cui però la stessa Amazon invece lascia libertà, ed è però uno dei motivi principali, insieme al catalogo e ad altre finestre, che ancora fanno preferire Kindle a Kobo, quando invece ho visto anche la tua recensione, Riccardo, e il tuo confronto tra il Paperwhite e il Kobo, com'è che si chiama? Aura, esatto, l'Aura, non l'HD, quello più piccolo, molto bello, bellissimo, con il display a filo, con lo schermo comunque di altissima qualità, con il software che è molto più avanzato rispetto a quello che offre Kindle, adesso addirittura l'integrazione con Pocket. Sono piccole cose, ma sono veramente possono fare la differenza, soprattutto su un mercato un po' più nerd come il nostro. Ancora manca qualcosina. Tu cosa consigli? Quando ti chiedono cosa comprare di reader, consigli Kobo o consigli Kindle? Guarda, lì là è semplicemente c'è tutto un discorso comunque legato anche all'acquisto dei libri, che
su Amazon per adesso è imbattibile perché con due clic tu dallo stesso lettore lo colleghi al wifi e acquisti il libro sulla libreria Amazon. Ora, Sì. che magari per esperti è una cosa che non crea problemi andare sulla libreria Kobo e passare quei 10 passaggi, che sono realmente 10, che ti ballonzano dalla libreria Kobo alla libreria Mondadori, poi torni cioè su un'altra libreria. È un passaggio veramente lungo. Però chiaramente per un utente base, per un utente comune, comunque per un non esperto che vuole semplicemente comprare il libro, Amazon vince, senza dubbio. Io per questo, insomma, consiglio, se è un amico smanettone, consiglio assolutamente Aura. Ma anche Aura HD, che io ho recensito appena uscito e aveva un firmware un po' buggato, ecco, invece adesso è stato aggiornato, tra l'altro è uscito l'aggiornamento ieri, e è molto, cioè, è pari a Aura, quindi ha davvero un bel firmware, oltre al supporto di più formati, al supporto al lettore micro SD, quindi può metterci dentro fumetti, che sono generalmente, insomma, mega e mega di roba, Eh quindi sì. li metti là e non hai Poi problemi. ha uno schermo 7 pollici, comunque ha uno schermo più grande rispetto all'Aura, giusto? Sì, è un 6.8, ma ha una Ecco. risoluzione molto più alta. In questo momento è quella con la densità di pixel più alta sul mercato. Tra l'altro, ecco, appunto, tornando prima al discorso del Paperwhite, anche questo, no, è un obiettivo da raggiungere da Amazon. E si nota la differenza, insomma, il carattere è molto, molto più pulito, più elegante. Quindi io in genere consiglio Amazon a chi conosco, magari so che vuole soltanto un lettore. E consiglio Kobo, soprattutto Aura o Aura HD, se cerca qualcosa di un pochetto più grande, a chi è un pochetto più esperto. Quindi, insomma, tra nerd consiglio assolutamente Kobo in questo momento. Poi, se Ok. posso allungarmi, tra l'altro, ieri è uscito una nuova indiscrezione su un nuovo dispositivo Pocketbook, che si chiama Ultra, e che ha una fotocamera posteriore con un software di riconoscimento OCR. Quindi tu fai la foto al libro e lui ti converte in testo che poi è modificabile. Ok. Anche qua illuminato, chiaramente schermo alta risoluzione a carta. Ecco, questo, insomma, anche qui è una buonissima evoluzione rispetto a, ancora per Sì. tornare al discorso che Amazon, insomma, deve, secondo me, aggiornarsi un po', ecco, tornare un po' più su con le specifiche. Quindi tu fondamentalmente dici Amazon è rimasta molto indietro tecnologicamente parlando rispetto ai competitor, e quindi è ora di far uscire il Kindle il prima possibile. Quindi è, diciamo, attendibile, sono attendibili i rumors che parlano di aprile. Sì, è anche possibile, come dicevo, insomma, dal punto di vista tecnologico, farlo adesso. Loro in passato sono usciti sempre con qualche settimana di ritardo con le nuove tecnologie rispetto ai rivali. Ricordo il primo Nook illuminato, loro sono usciti mesi dopo. Anche lo schermo HD di Kobo Aura HD, Sì, insomma, loro sono usciti dopo. E è vero. magari perché aspettano, secondo me, perché aspettano il momento magari giusto, la maturazione giusta della tecnologia che vogliono usare, non è che possono rischiare più di tanto come magari ha fatto invece il Nook, che aveva una prima illuminazione, sì, era presente, ma insomma era abbastanza bruttina, ecco, era una Vero, sfumatura vero. grande. Loro non è che Allora. possono rischiare. Allora, cambiamo ancora argomento. Adesso è il momento di una delle due rubriche che proponiamo. La prima è l'incauto acquisto, e quindi fondamentalmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di selezionare online un qualche oggetto, comprabile chiaramente online con il classico e-commerce, quindi un incauto acquisto vero e proprio. Mi sono arrivati i link, ve li propongo adesso e chiedo i loro sostenitori di commentarli brevemente. Allora, cominciamo da questo sfero. Arriva. Cos'è? Allora, Sfero è una pallina. Sfero è un gadget veramente per nerd, ma in realtà non solo, dai, è un gioco. È un gioco, è questa pallina radiocomandata che si controlla da smartphone, non fa preferenze, insomma, in base al tipo di modello, vi basta una connessione Bluetooth e riuscirete a manovrarla.
è già arrivata la versione 2.0, uscirà durante l'anno una nuova versione che non è più sferica, è una cosa un po' cilindrica, sembra un piccolo carro armatino. Che vi devo dire? È divertente nel senso che è un gioco per grandi che probabilmente piacerà anche ai bambini. E poi l'azienda che sviluppa Sphero ci gioca molto su questo fatto della simpatia. Hanno fatto anche, ecco esatto, questo è Sphero 2D. Questo? Sì, questo è il nuovo Sphero che arriverà quest'anno. Dicevo che hanno fatto anche delle cose molto ironiche, tipo esiste una versione gigante di Sphero, e quando dico gigante intendo che mi sembra abbia 1,5 metri di diametro, quindi immaginatevi questa sferona che costa sui 10.000 dollari, che viene realizzata appositamente se la ordinate. Sono simpatici, dai, sono simpatici, ci giocano, ci sono un sacco di accessori tipo rampe o altre piccole ventose per renderlo più aderente. È un Quanto costa? gioco per giovani bambini. È un gioco per giovani Però. bambini che poi, insomma, tutto sommato, rispetto alla tecnologia che ha, non ha nemmeno un prezzo inarrivabile. Certo, non è una cosa da 2 soldi, però se considerate quanto sia particolare effettivamente una cosa del genere, che poi vi assicuro che quando si mette a viaggiare viaggia anche davvero molto veloce. Lo stiamo comprando adesso in diretta, fighissimo, fighissimo Beh. Sphero, grazie per questo consiglio, assolutamente un incauto acquisto. Vado avanti e mostro invece il consiglio di Antonio Fucito, che invece è un grande amante delle casse sotto la doccia, vedo. Esatto, sono un canterino, in quanto napoletano canto sempre sotto la doccia e mi piace anche ascoltare la musica. E quindi questo è semplicemente uno speaker che, con la ventosa Bluetooth che quindi si mette in doccia, ovviamente resiste a tutti i tipi di schizzi, acqua, diretta e quant'altro. Gestisce anche Siri, Google Now, le chiamate, potete chiamare direttamente con i tasti frontali di questo speaker, è 3 watt, quindi manco pochissimo, e quindi finalmente potete chiamare i vostri amici, la vostra ragazza sotto la doccia direttamente con la Fighissimo, mamma. tra l'altro è in super sconto, vedo, per cui Sì, 39 39 dollari. dollari, arriva anche in Italia, assolutamente spediscono anche in Italia. È una figata, cioè è un oggetto inutile quanto utile, perché pure Certamente, sotto la doccia esattamente. ascoltare, poi magari se avete una vasca ancora meglio, no? Te lo metti lì, stai un'ora nella vasca e ti ascolti un po' di musica senza aver rischio che magari il vapore o l'acqua stessa distrugga tutto. E poi potete anche Vero. tranquillamente chiamare, c'è il microfono integrato, chiamate, ascoltate musica. Ah, giusto, ha anche il microfono, quindi in Sì, realtà lo sì, sì. puoi usare proprio Anche per come. chiamare. Pensa, poi io ho sempre desiderato anche sotto la doccia rispondere alle chiamate Altro delle persone, quindi. incauto acquisto da manuale che stiamo comprando tutti. Vado avanti sull'ultimo invece di Riccardo, che è sigaretta elettronica con Bluetooth. Questa me la devi spiegare perché devo capirla. Ma guarda, questo è veramente incauto, non è proprio consigliato. Sì, è una sigaretta elettronica con Bluetooth, microfono e altoparlanti. E 3 pulsantini di gestione, con in più l'integrazione con YouTube e Spotify. Sì, in effetti avevo letto. E praticamente uno si fuma, mentre si fuma, si può rispondere o anche gestire i comandi multimediali di YouTube. Quindi fa una sorta da. È proprio come la cassa Bluetooth che abbiamo visto prima. E in più permette poi di rispondere, insomma, quindi al microfono uno si può Sì. là in Beh, viva voce. Si attuma e risponde. allora. Costa 80 euro. La cosa buona è che se non altro arriva dall'Europa, quindi non c'è il problema della dogana. Con il regalo una boccettina di gusto La del svolta. Comunque, Bluetooth. qualunque cosa con Bluetooth è da comprare Sì, no, sempre. infatti, serata Quindi, Bluetooth, serata non può Bluetooth, mancare. esattamente. Neanche farlo apposta. Quindi, questo era l'ultimo, diciamo, incauto acquisto di oggi. Per questa puntata, vediamo se torno io, ce l'ho fatta, ok. Andiamo avanti allora. Andiamo avanti, torniamo a parlare di Rumors insieme ai ragazzi di Android World, perché chiaramente abbiamo parlato di Sony, abbiamo parlato di Samsung, si parla di Android, chi è rimasto fuori? È rimasta fuori la povera HTC, perché è povera? Perché sembra che non gliene vada bene uno ultimamente. Quindi fa grandi telefoni, HTC One, grandissimo telefono, grande design, tutto il contrario di quello dei difetti che trovavo prima al Galaxy, no? Per cui grande design, grande estetica, bellissimi materiali, scelte secondo me molto sbagliate sulla disposizione dei tasti e su altre cose
molto particolari, sorvolando su Sense, alla fine ne esiste come del Samsung una Google Play Edition, quindi in realtà Sense si può anche togliere, però quello che non piaceva a me del primo One era la disposizione dei tasti veramente allucinante, a partire dal power in alto piuttosto che i tasti capacitivi invertiti, solo due invece che tre, quel logo HTC in mezzo che aveva ben poco senso, però tutto il resto era veramente ottimo. Quindi torna quest'anno la carica, sappiamo già che ci sarà la presentazione a fine marzo del nuovo HTC One, non sappiamo bene come si chiamerà, One 2 oppure the new HTC One. Sembrava che HTC dovesse riuscire a mantenerlo segreto fino all'ultimo, ci abbiamo creduto, in realtà non ci ha creduto nessuno, e infatti sono usciti svariati leak, sia fotografici sia quello tristemente famoso del bimbo minchia che fa vedere l'HTC One nuovo sul letto preso al padre, che poi parrebbe sia stato licenziato da HTC, una storia veramente tristissima, che però ci ha consentito di vedere per 12 minuti questo nuovo telefono. Su questo chiedo a non mi ricordo se ne voleva parlare Emanuele o Nicola del nuovo One, ditemi voi. No, non ne accaparro io. Ok, Emanuele. Tanto poi lo rivendi. Esatto. No, vabbè, ma è giusto perché sono vagamente informato, perché stamattina ho fatto un video al riguardo, dai, così. Ok. Così la risposta è facile. No, vabbè, la storia più bella di questo One è più veramente nella storia del leak che nella storia dello One stesso, cioè il ragazzo che ha fatto 12 minuti di video e poi è stato ripreso dal manager delle comunicazioni online di HTC dicendogli che passerà una brutta settimana e che si metteranno in contatto con lui. Cioè, un capolavoro della comunicazione online. Comunque, continuando su questa strada, è comunque tutto un po' ridicolo, perché HTC non sembra essere riuscito a tenere veramente segreto niente, almeno dal punto di vista estetico e del nome, perché il prodotto si chiamerà HTC All New One, che in italiano è il nuovo HTC, cioè il mio nuovo HTC One, un HTC One tutto nuovo, ancora peggio. Sì. E lo stessa persona che poi prendeva in giro il bimbo minchia aveva risposto una volta con un LOL a questa affermazione, e poi è venuto fuori invece che era vero, che si chiamerà davvero così, quindi è incredibile. Comunque, a parte questo, il prodotto, devo dire, a me era piaciuto il primo One, come dicevi te i punti di forza sono tanti, questo nuovo dovrebbe risolverne alcuni, cioè dovrebbe risolvere la fotocamera, ne avrà due, come di preciso verranno usate non si sa, probabilmente l'idea è che una delle due sia una fotocamera classica, l'altra sia una fotocamera ultra pixel come il modello vecchio, quindi a risoluzione bassa ma che fa entrare più luce, e che probabilmente riusciranno a interpolare insieme un'immagine migliore. Oltre a questo avrà la memoria espandibile, il design è sempre bello, così guardandolo in mano al ragazzino sembrava quasi forse meglio quello vecchio, ma insomma è un po' presto per dire una cosa del genere. Quello che manca a HTC, che gli mancava e che ho tristemente paura che gli mancherà ancora, è il marketing. Purtroppo ho delle buone ragioni per credere che non ci saranno grosse rivoluzioni. Come Nicola piace ricordare spesso, HTC aveva per le mani una campagna potentissima, aveva assunto Robert Downey Jr. per fare una campagna e poi ha fatto un video completamente senza senso ed è esplosa, esatto. Video online, quindi niente TV, video inutili, senza senso, ed è finita, quindi gli manca il marketing. Sì, completamente. Infatti io pensavo a questa follia un paio di giorni fa, cioè ho pensato, proviamo a immaginare se HTC, come parrebbe, continui a non fare bene dal punto di vista marketing e PR e compagnia, cioè continua a fare prodotti che sono, da un certo punto di vista, innovativi, perché innovativi soprattutto con innovazioni non fine a se stesse, che è quello che rimprovero sempre a Samsung, no? Per cui
quelle classiche feature che servono unicamente a stupire l'amico piuttosto che il cliente per il negoziante per riuscire a vendere. Invece HTC, con il One in particolar modo, anche solamente la finezza di mettere finalmente gli altoparlanti frontali è stata una piccola rivoluzione. Adesso parrebbe che questa nuova camera sia molto interessante, per cui vediamo se sarà riuscita ad innovare anche su quello. Però stavo dicendo, provate a immaginare, se HTC continua ad andare male, cosa succederebbe se Samsung si comprasse HTC? Cioè, se Samsung riuscisse, diciamo, a prendere, chiaramente nel mondo dei sogni non succederà mai, se si riuscisse a ottenere una società, anzi un prodotto fatto con la tecnologia di Samsung e con il design e l'attenzione ai dettagli di HTC. È un sogno irrealizzabile, Nicola, o... Ma secondo me in realtà sì. Ora, ultimamente ci sono state tante acquisizioni eclatanti, mi riferisco magari a quella di WhatsApp da parte di Facebook, la rivendita di Motorola da parte di Google. Io sinceramente non vedo una Samsung che è intenzionata a prendersi HTC. Samsung è intenzionata a rivendicare il fatto che lei è brava per conto suo, non ha bisogno di acquisire qualcun altro, diciamo, per diventarlo. Vero è che i conti di HTC sono in rosso ormai da diversi mesi, e che purtroppo anch'io penso esattamente come Emanuele, che nonostante HTC One fosse il mio telefono preferito dello scorso anno, sono scettico sul fatto che questo All New One possa davvero risollevarla dalle ceneri. E purtroppo HTC secondo me ha due problemi grandi. Il primo, senz'altro, il marketing, che senza quello non va da nessuna parte. Il secondo è che HTC è ormai rimasta una delle pochissime aziende che fanno solo smartphone. LG, Sony, Samsung fanno di tutto. Vero. E lo smartphone Samsung, Sony, LG lo integri con tutta una serie di altri prodotti, quindi è comunque un valore aggiunto ed è anche un modo per ammortizzare i costi. Tu non vendi solo quello smartphone, ma vendi un insieme di servizi. HTC ha un margine minore, dei prezzi alti, e non è facile fare la Apple, se mi passi il termine, certo, nel mondo Android. Quindi mi autorispondo e mi dico, fondamentalmente, molto probabilmente la lasceranno morire piano piano per poi andare a rubare eventualmente i talenti che ne usciranno, anche perché da quello che ho letto in giro già sta succedendo, quindi è molto probabile. Speriamo che Samsung prenda qualche persona giusta nel reparto design, continuo a rompere su quello, però lo farò sempre finché non si deciderà. Cambio discorso. Nel mio discorso torno da Riccardo, invece, che so che è oltre a essere un esperto di reader, soprattutto è un esperto di Chromebooks, e comunque Chrome OS e tutti i vari scatolotti barra portatili che stanno uscendo in questo periodo. Google è molto attiva su questo fronte, in realtà non ha assolutamente raggiunto il mercato mainstream, però sta, diciamo, approcciando con un grossissimo appeal sia il mercato più prettamente nerd che vuole andare a testare il nuovo sistema operativo di Google, per cui chissà com'è, chissà come non è, boot velocissimo, tutto basato su cloud e compagnia bella, sia da un'altra parte vuole un po' approcciare gli entry level a prezzo molto basso, quindi sui portatili che magari su quel prezzo con Windows girano una merda, per intenderci, invece con Chrome OS potrebbero avere un pochino più di senso, anche se produttivamente Chrome OS, insomma, è quello che è. È vero anche che per la sorella barra amorosa barra mamma che va su Facebook, va su internet, su Amazon e su altri quattro siti e usa quelle quattro applicazioni, probabilmente un portatile con Chrome OS è più che sufficiente. Se dovessi consigliare, diciamo, facciamo così, consigliamo un prodotto Chrome OS a la mamma amorosa, quindi poco esperta di tecnologia e che fa quelle quattro cose
e basta, e consigliamone anche uno invece al nerd smanettone, che immagino invece che un portatile sarà un bel Chromebox da collegare al televisore. Sì, sì, il modello più... questo è un buon momento per comprarli, perché hanno dei prezzi bassissimi e perché tra un paio di mesi usciranno i nuovi. Poi Google ne sta facendo uscire uno ogni due mesi di un produttore diverso. È uscito la settimana scorsa Toshiba, ora Samsung ha fatto nuovi modelli che escono ad aprile, a giugno usciranno gli Asus, quindi c'è sempre un aggiornamento. Io tra i modelli più adatti alla mamma, consiglio, oltre al Chromebox, che è un PC da casa, di fondo c'è un pulsante, si accende, si usa e stop. Ci sì. Sono un 13 pollici o un 14 pollici come il Toshiba Chromebook e o l'HP Pavilion 14, no, HP Chromebook 14, il Pavilion era quello vecchio, che sono delle macchine fantastiche dal punto di vista hardware, perché usano... dei processori Answell, hanno 2 giga di RAM, hanno 16 giga di spazio SSD, che è molto, molto veloce, batterie che durano 8-9 ore reali, perché Google usa un test particolare per misurarli, che è open source, quindi si può provare, è molto, molto veritiero, insomma, e di fatto costano 199 euro o 249 euro, 279 euro, che è un prezzo bassissimo. Abbordabilissimo. Considerando che l'equivalente con Windows 8, perché esistono anche dei portatili 10-11 pollici con Windows 8 a quel prezzo in Italia, sono molto più molto peggiori sia dal punto di vista hardware che nell'autonomia, che nello schermo, e poi di fondo non è che facciano molte altre più cose. Ok, hai Windows, quindi ci installi i programmi che vuoi, ma comunque non sono macchine che ti permettono di fare video editing. Esatto, esatto. Troppo pesante. Quindi si tratta comunque di usare il browser. E lì però hai una base Linux, quindi escludi virus, poi il firmware è in una ROM separata che fa un confronto ad ogni avvio, quindi se c'è un problema si resetta. Vabbè, al di là di questo, però al nerd, alla persona un pochetto più vogliosa di tecnologia, c'è questi nuovi Samsung che usciranno ad aprile, che sono entrambi fanless, quindi senza ventole, il modello da 11 pollici pesa 1,100 kg, ha processore octa-core, che può usare tutti gli 8 core contemporaneamente, 4 giga di RAM, sono molto, molto belli da questo punto di vista. Oppure anche il modello più economico di tutti, che è il modello Acer, il C, non mi viene, 720, che c'è anche touchscreen, sì. Che dove al di là, ok, uno dice, ok, come OS mi fa schifo, puoi installare Ubuntu, cioè un ottimo supporto Ubuntu, anche in dual boot con Chrome OS, e tra l'altro si hanno prestazioni migliori di quelle che si hanno con Windows a parità di macchina, di hardware, e si può fare tranquillamente, c'è uno script online, si trova, si installa, e quindi si ha, ecco, una macchina che può andare bene sia per Chrome OS che per Ubuntu. Parlo di Ubuntu, ma insomma in generale tutte le derivate di Debian vanno abbastanza bene su queste macchine. Ottimo, ottimo. Allora andiamo avanti a questo punto, grazie Riccardo. Su questo io ero particolarmente interessato, perché su Chrome OS ne so veramente poca, e tutte le volte magari mi chiedono e non so mai cosa rispondere. Invece è un mercato che è potenzialmente molto interessante, è ancora molto giovane in realtà, però stanno uscendo un sacco di, come diceva giustamente Riccardo, stanno uscendo un sacco di prodotti nuovi molto performanti e molto interessanti, quindi è da tenere sicuramente d'occhio nei prossimi mesi. Allora, io andrei verso l'ultimo argomento, perché siamo veramente lunghi, in realtà pensavo di farla più breve, sono già le 9:10, quindi io andrei insieme a Antonio. A questo punto parliamo chiaramente di videogames, altrimenti non avrei invitato Antonio di Multiplayer.it, ma non di videogames, non di videogames in particolare, ma di Steam. Steam, che è un po' sulla bocca di tutti ultimamente, ma già da mesi, in realtà è un argomento un po' vecchio, però che mi piace ritirare fuori, sia per parlare di come sta andando Steam in generale, che mi sembra molto bene, perché ho letto numeri incredibili, 70 milioni di iscritti, il 70% del mercato PC sui videogame, quindi ha una fetta incredibile, praticamente ha tutto il mercato, piuttosto che una dimostrazione di forza e di
è di lungimiranza importante, visto che ha creato una piattaforma con tutto quello che serve oggi a livello di gamification, di community management, di friend system, achievement, tutte le classiche cose che adesso noi diamo molto per scontato, ma che Steam faceva già da tanto e che si sono rivelati l'arma segreta, diciamo, l'arma determinante per diventare leader assoluti. Ma non solo di Steam, ma anche di, diciamo, invece le parti un po' più buie, che sono in particolare Greenlight, cioè l'infamous metodo per selezionare i giochi e farli entrare in Steam, visto che adesso tutti vogliono andare su Steam, chiaramente essendo la piattaforma leader e migliore. Quindi Greenlight è questo sistema che consente ai giocatori, ai membri della community di votare i giochi proposti dagli sviluppatori in modo tale che poi vengano selezionati, piuttosto che ulteriore evoluzione di Steam, invece SteamOS, cioè il sistema operativo basato su Linux che Valve parrebbe voler rilasciare, non parrebbe, si sa, però io sono sempre molto dubbioso su questo argomento, insieme a, addirittura a dei box dedicati con controller che sembrava inizialmente dovesse essere unico, come è normale che sia in una piattaforma, invece sembra ora che cambierà. Su questo chiedo maggiori lumi ad Antonio Fucito di Multiplayer, che sicuramente ne sa più di me. Sì, allora Steam è riuscita, anzi Valve è riuscita con Steam a fare l'impensabile, a accaparrarsi tutto il mercato videoludico su PC che conta. Una piattaforma così aperta, così frammentata nel senso positivo, ha avuto poi invece un player che è riuscito davvero ad accontentare tutti e a soddisfare tutti quelli che vogliono videogiocare su computer, perché la piattaforma permette di acquistare facilmente giochi, di scaricarli, un po' come ha fatto iTunes per la musica, con un click acquistare i giochi, avere una sorta, appunto, come dicevi anche tu, di gamification e la possibilità di interagire con altre persone, di sbloccare obiettivi e quant'altro. E poi una politica super aggressiva legata ai costi, ai sconti. Se andiamo a fare un raffronto tra PC e console, non c'è paragone per i titoli multipiattaforma, per i videogiochi che escono un po' ovunque. Su Steam e su PC in generale costano sempre molto meno, ci sono scontistiche ogni settimana, ogni mese, quindi è davvero una figata. Io che sono multipiattaforma totale, gioco ovunque, dai portatili a console a PC, però quando devo comprare un gioco in prima persona lo faccio sempre solo su PC, sia perché ho la fortuna di avere un buon PC, sia perché appunto risparmio tantissimo, non ci sono le royalties dei distributori che invece applicano Sony, Nintendo e Microsoft. Quindi è davvero una piattaforma eccellente se si vuole videogiocare, non c'è nulla da dire, fino a quando poi Steam, come ben detto tu, ha cercato di un po' espandersi, sperimentare qualcosa. Ovviamente non è sempre facile inventarsi una roba come Steam, quindi è giusto che anche i player leader nel settore cerchino di sperimentare e inventare qualcosa di nuovo. Greenlight verrà tagliato a breve, ne sono sicuro, in realtà già ci sono delle voci in tal senso, perché non è un sistema meritocratico che permette di mettere in risalto progetti più piccoli, progetti che hanno bisogno di visibilità. Su Greenlight va chi ha un grandissimo marketing e forse già c'è un po' di soldi da parte da spendere a questo punto, perché se c'è del marketing allora forse qualche soldino ce l'hai. Poi ci sono i casi di eccellenza che hanno una viralità indotta dai videogiocatori che è eccezionale, però sono piccole cose. E quindi Greenlight era un tentativo, se vogliamo anche lodevole, di portare su Steam giochi magari meno conosciuti, però si è rivelato abbastanza fallimentare e a quanto pare verrà cancellato e Steam cercherà una soluzione alternativa. E poi il fallimento attuale, che poi magari è tutto da cambiare totale, che è SteamOS e le Steambox, perché il concetto è una figata, no? Permettere anche a chi è meno avvezzo al computer di utilizzarlo quasi come se fosse una console, ovvero un pacchetto completo, paghi la tua cifra e giochi roba PC che è anche più varia di quella console, però con una facilità maggiore. Ma in realtà è una cazzata, perché cioè, il termine, non c'è un termine tecnico, perché alla fine le Steambox, questi sistemi quasi chiusi o comunque tutti all in one, costano un'ira di Dio. Cioè, per avere un computer interessante Steambox devi spendere anche 1.000-1.500 euro, quando l'utente PC sa benissimo che un assemblato costa molto di meno, magari anche con prestazioni superiori. Se poi tu vuoi venderlo alla mamma, al papà o
al consolaro che non ha voglia di sbattersi, poi ci si trova davanti una sleppa da 1000 euro, dice, sai com'è, rimango su PS4, Xbox One, mi compro i miei giochi su console, sto tranquillo, e amen. E anche SteamOS, che poi l'interfaccia, lo strato software di tutto questo discorso, è un'altra roba che cozza completamente con la filosofia PC, perché tanto si può installare ovunque, io ce l'ho installato una partizione su un mio PC di casa, tranquillamente, cioè non ti porta nulla di nuovo, nulla di semplificato, semplicemente è una cosa un po' migliore per chi davvero non ne capisce nulla di computer, ma io faccio fatica a pensare che chi non vuole videogiocare su PC possa comprare una Steambox o un computer con SteamOS. Proprio siamo sballati completamente in termini di marketing, di prezzo, di accessibilità e quant'altro. E poi magari ti compri un hardware obsoleto che non puoi aggiornare perché hai voluto fare il tuo Steambox tutto compatto, poi se si tratta di aggiornare la RAM è un casino, devi andare in mano a qualcuno, oppure addirittura non si può fare nei casi più estremi di queste Steambox. Quindi alla fine Steam secondo me dovrebbe rimanere sul software, che è bravissima. No, perché tra parentesi Steam poi sta cominciando a vendere anche applicazioni, quindi videogiochi, vorrebbe mettere la musica, se non diventa una roba proprio inguardabile, poi felice di essere smentito. Invece è così brava, guadagna così tanto con Steam, al punto tale che non fa Half-Life 3, tutti quanti vogliamo sto cacchio di Half-Life 3, e non lo fa perché che gliene frega di guadagnare 30 milioni di euro con Half-Life 3 se ne guadagna 100 al mese, 150 al mese, cioè purtroppo dalla loro ottica è anche giusto, poi magari ci sorprenderà, a breve arriverà l'E3 di Los Angeles e speriamo un grande annuncio di un titolo che è super amato da tutti i videogiocatori PC. Vedremo. Quindi insomma l'abbiamo completamente bocciato, sì, Valve. Sì, no, sulla carta era figa l'idea, purtroppo poi nella pratica, nell'applicazione no, assolutamente. Beh, allora vedremo che cosa succederà fondamentalmente. Per la mia esperienza personale, io ho avuto la fortuna / sfortuna di avere un videogioco su Greenlight. Noi come studio abbiamo aspettato più di 500 giorni prima che finalmente arrivasse su Steam e fosse messo sul market, semplicemente perché, come giustamente dicevi tu, noi siamo uno studio indipendente che non aveva marketing dollars da spendere, e quindi l'unica sua visibilità era dentro Steam, e quindi è stata un'esperienza pessima. E poi è differente da Kickstarter tu puoi proporre l'idea, e quindi non devi buttare sangue e soldi con un prodotto già semifinito o quant'altro. Su Greenlight non è che puoi dire c'ho sto giochino, guardate due foto e votatemi, comunque devi stare un po' più avanti nello sviluppo, addirittura avere già il gioco pronto, ma lo sviluppatore indipendente come campa poi nel frattempo? È difficile. Sì, infatti, esattamente. E tra l'altro su questo te ne dico anche un'altra su cui abbiamo rosicato moltissimo. In realtà in Greenlight finiscono anche molti titoli che sono assolutamente non completi, e fin qui ci potrebbe anche stare, ma neanche in beta, ma neanche in alfa. Sono delle pre-alfa in cui, grazie a promesse incredibili, magari becca un sacco di voti, quando poi in realtà vai a vedere ci sono dietro due persone che poi all'atto pratico magari vengono promosse su Steam, finiscono in Early Access o dove vuoi tu, e poi questo videogioco in realtà non lo faranno mai come avevano promesso in Greenlight. E quindi noi come studio ci siamo ritrovati a competere con gente che faceva promesse un po' campate per aria, oltre che invece prodotti di molto superiori grazie a team molto più grandi. Quindi è tutto molto sbilanciato e sfilacciato, funziona veramente molto male adesso. Purtroppo l'unica soluzione è quella manuale, no? Quella fatta d'arte, da artigiano. Io posso capire che gli arrivano migliaia di richieste ogni mese, però purtroppo solo quella funziona. Prima c'era così, in realtà Steam li contattavi e loro ti guardavano il prodotto uno alla volta. Capisco che probabilmente adesso è impossibile, ma Greenlight non è la soluzione, ecco. Allora, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. C'è l'ultima rubrica che è il Select. Cos'è il Select? Praticamente abbiamo chiesto, come prima avevamo chiesto, dei prodotti da acquistare per incauto acquisto. In questo caso invece abbiamo chiesto ai nostri ospiti di selezionare un articolo particolare dal loro sito da fare vedere fondamentalmente a voi nostri spettatori. E quindi, se ci riesco, vado a mostrarvi l'articolo proposto da Android World, che tratta proprio di uno degli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera. Quindi è uno speciale, vedo, su Project Ara, giusto? Sì.
L'articolo, che è questo articolo qua che state vedendo, che potete ovviamente andare a vedere sul sito, più o meno non ripete, non dice molto di nuovo rispetto a quello che ho detto prima, però c'è un bellissimo video, anche molto molto lungo, dove viene mostrato un mock-up, dove viene mostrato un mock-up di Project Ara, quindi finto, però fa vedere come funzionano i moduli, fa vedere come funziona la personalizzazione estetica, e in più fa vedere come è anche un prototipo attivo, anche se non lo avevano lì durante la demo. Comunque merita un occhio perché chiarisce tantissimo come può essere Ara. Ok, e poi vado avanti invece su questa recensione del nuovo videogioco di South Park proposto da Antonio, sì. che parrebbe super divertente, giusto? Sì, infatti più che altro è un consiglio anche per il gioco, è un gioco trasversale, South Park è tanto apprezzato negli Stati Uniti ma anche in Italia. Io non sono un super fan, ma ho giocato il gioco e l'ho finito quasi praticamente, ed è una figata. Finalmente il cosiddetto tie-in, quindi il videogioco basato su un film o un cartone animato, è anche un bel videogioco. È un gioco di ruolo, si impersona questo novellino che arriva in città, c'è questo gioco di ruolo a South Park tra vari Cartman, Kyle e Stan, che devono diciamo, difendere questo bastone della verità che è un ramoscello, semplicemente un ramoscello. E ovviamente la cosa figa è che è sviluppato da Obsidian, che sono quelli che hanno fatto, ad esempio, Night of the Old Republic 2 e Neverwinter Nights, quindi super nerd, super sviluppatori di videogiochi. Però sì, è scritto dai due autori della serie, quindi Matt Stone e Trey Parker. E quindi è un continuo divertimento dissacrante, pieno di parolacce, di critiche al sistema americano. Ci sono le vocazioni, quindi queste persone che potete evocare al vostro fianco per sconfiggere i nemici, che sono Gesù col mitra, oppure Mr. Enki, che è il famoso pezzo di cacca che è uno dei protagonisti del gioco. E poi le classi da scegliere, quindi classi per impersonare il gioco di ruolo, sono il guerriero, il mago, il ladro e l'ebreo. C'è l'ebreo. Quindi cioè, fuori di testa, che l'ebreo ha le mostre di circoncisione e così via. Quindi è un continuo divertimento, battute, veramente è abbastanza forte. Infatti è PEGI 18, quindi da 18 anni in più. Noi ce la facciamo, siamo tutti maggiorenni qui. Quindi va benissimo. 9.2 addirittura. Sì, è una figata clamorosa. Davvero, finalmente, una trasposizione di un film o cartone animato in questo caso, fatta poi benissimo anche dal punto di vista videogioco, dissacrante, divertente, quindi lo consiglio, magari leggetevi proprio la recensione per capire un po' di cosa parla. Il protagonista, l'ultima cosa, un ultimo aneddoto che è super divertente, così dico anche una parolaccia, vi chiede, appena entrate nella gang di Cartman, vi chiede il vostro nome, io ho messo il mio nickname, Tanzen, va bene, da oggi in poi ti chiamerai Coglionazzo. E io faccio, ma io mi chiamo Tanzen? No, ti chiamerai Coglionazzo. E quindi ti chiamano per tutto il gioco così. Quando diventi più forte, più bravo, diventi Sir Coglionazzo. Quindi, sempre lì rimani. Grande, grande. Notare Google come conosce i miei gusti e mi propone ragazze asiatiche. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti su Evolution, invece, dove Riccardo ci propone lo leggevo prima. È un guscio, giusto, Riccardo, che via Bluetooth riesce a... dillo tu. Sì, è uno smartphone passivo, cioè un portatile passivo, è un portatile zombie, fondamentalmente senza processore, senza RAM, senza hard disk, c'è soltanto lo schermo, la tastiera, il telaio che qua è proprio identico a MacBook Air, proprio pari, e che si abbina allo smartphone. Ora, non è un concetto che abbiamo già visto nel passato, non è nulla di nuovo, però qua la differenza è che, prima cosa, è senza fili, si fa tutto con una tecnologia nuova e soprattutto appunto usa questa tecnologia nuova di MediaTek, che ha un nome, non mi ricordo adesso, Hotnot, un nome del genere, che praticamente è compatibile con tutti gli smartphone e quindi può essere utilizzata su tutti i tablet, cioè su tutti gli smartphone Android, e soprattutto MediaTek è un'azienda che si rivolge molto al mercato low cost, quindi è possibile che potremo vedere dei portatili fatti così, da prodotti cinesi, magari comprarli direttamente su AliExpress a prezzo basso, perché fondamentalmente non c'è nulla. Tra l'altro questo portatile è molto pregiato, ha lo schermo IPS da 11 pollici, ha una batteria da 6.000 mAh, insomma è davvero un bel prodotto. Fammi capire se ho capito, è praticamente un guscio che ha la tastiera, una batteria e lo schermo, e prende invece, diciamo, fa un mirroring di quello che hai sul cellulare e ti permette di
fondamentalmente di essere più produttivo grazie a uno schermo più grande e a una tastiera più comoda e a un touchpad utilizzabile, è così? Sì, in una situazione ottimale tu hai il sistema operativo sullo smartphone che riconosce il portatile, si collega, mostra sullo schermo del portatile un'interfaccia desktop, che poi sono tutte cose che hanno mostrato in questo prototipo. Ora nell'articolo non c'è il video, ma se andate sul sito della fonte c'è anche il video con la dimostrazione. E fondamentalmente tu usi a quel punto sull'interfaccia grande desktop una tastiera vera, il touchpad vero, volendo anche il touchscreen e cose varie. È anche molto fico dal punto di vista della sicurezza, perché tutti i dati restano sullo smartphone, quindi tu non muovi nulla, e a quel punto magari puoi lasciarlo in ufficio, ti arrivi con il tuo smartphone, lo colleghi, poi quando vai via ti porti via e hai tutto con te là. Non è nulla di nuovo dal punto di vista concettuale, però qua è la cosa fica è che è stata usata questa tecnologia nuova che è a basso costo e che può essere implementata da tutti. Qualche prezzo già indicativo? Ho capito, beh, molto interessante. A questo punto invece vi propongo gli ultimi tre select di Lega Nerd, che sono tutti e tre, devo dire, particolarmente interessanti ultimamente. Sono Nicolas che ci racconta di questa città incredibile in Russia, anzi non in Russia, sì in Russia, dove praticamente hanno costruito una città sull'acqua per sfruttare le risorse sotto il mare. È molto interessante, leggetevelo, è un articolo abbastanza lungo ma assolutamente merita. Il secondo invece, cambiamo completamente argomento, tema sportivo, e Camo ci racconta la storia di Graham Aubrey, che utilizzando il cervello invece che solamente i muscoli riuscì a battere il famoso record dell'ora, quindi riuscendo a sfruttare un po' di carenze del regolamento e diciamo la sua particolare abilità, riuscì a costruirsi una bicicletta con cui riuscì a battere il record dell'ora. È molto interessante. L'ultimo invece, il terzo, è la storia delle mitiche Giant Arrows dello US Airmail, cioè dovete immaginarvi che agli albori dell'aviazione, quando si usavano i primi aerei per consegnare la posta negli Stati Uniti, questi pilotavano questi aerei ma non avevano radar piuttosto che cartine accurate eccetera, e quindi per orientarsi negli Stati Uniti furono costruite queste enormi frecce che i piloti della posta aerea americana utilizzavano per orientarsi. Erano praticamente delle mini strutture composte da un faro per la notte, una piccola casina per la manutenzione a volte un custode, e appunto queste frecce gigantesche sul terreno. È molto interessante anche questa storia, ed è il terzo select che vi propongo oggi di Lega Nerd. Allora, torno a me, se ce la faccio, sono un mongolo con Hangout, eccomi qua. Allora, la puntata è giunta alla fine, è durata mezz'ora più di quello che pensavo, quindi per le prossime puntate cercherò di mettere meno carne al fuoco, forse, ma in realtà un'ora e mezza è ancora gestibile. Vedo che bene o male gli spettatori sono rimasti gli stessi, quindi siete stati con noi per un'ora e mezza, vi ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Antonio Fucito di Multiplayer. Grazie a voi, buona serata. Ringrazio Emanuele Cisotti di Android World. Grazie, ciao a tutti. E Nicola Ligas, anche lui, di Android World. Ciao a tutti anche da parte mia. E last but not least, Riccardo Palombo di Evolution. Grazie a te. Grazie a voi ancora, grazie agli spettatori, e ci vediamo alla prossima puntata di Nerdvana, che non so quando verrà registrata e poi messa online. Vediamo come va questa prima puntata. Tecnicamente sembra che ce la siamo cavati abbastanza bene. Sono molto curioso di vedere il video generato da questo Hangout on Air, sperando che abbia una qualità decente. Come spiegavo poi sul sito, aggiungerò una sigla, modificherò un po' il montaggio, aggiungerò un po' di contributi e andrò a creare quello che sarà poi la puntata vera e propria. Vi ringrazio ancora di essere stati con noi qui in diretta e ci vediamo, speriamo, alla prossima puntata di Nerdvana. Thank you.
42. N-R-D-S.